Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Alzi la mano chi non ha pensato almeno una volta nella sua vita: ah, se avessi detto questo al momento giusto. Oppure, magari fossi come lui, brillante ed estroverso, sempre sicuro di sé. A qualcuno capita di pensarlo troppo spesso perché sia solo un caso, legato alla circostanza. Sono i timidi. Queste persone che si sentono sempre fuori luogo e fuori tempo, che rimangono in silenzio e non riescono a esprimere la loro opinione per paura di sbagliare e di essere giudicati dagli altri, che diventano rosse solo se qualcuno posa su loro lo sguardo. Tremano e vorrebbero evitare le situazioni in cui sono giocaforza coinvolte. Il timido in questo modo si paralizza da sé, ma nessuno nasce timido. Lo diventa chi si impedisce di vivere e agire liberamente nel rispetto dei suoi tempi e della sua natura. Lo diventa chi si sforza di aderire ai cliché e ai stereotipi che lo vogliono sicuro e socievole. Lo diventa chi si imprigiona in schemi mentali rigidi, ritenendoli perfetti. Ma questa timidezza non ha alcun spazio nel servizio di Dio. La forza, l'amore e l'autocontrollo sono i doni promessi. Queste tre virtù che vengono tutte dallo Spirito Santo ci porteranno ad acquisire parole, pensieri e gesti spirituali perché ora noi abbiamo la mente di Cristo. Buona giornata.